In una trasformazione quasi statica, il sistema passa attraverso una successione di infiniti stati di equilibrio, ognuno dei quali differisce di pochissimo dal precedente. A ogni passaggio da uno stato allo stato successivo vi è uno scambio infinitesimo di calore delta Q. Consideriamo due qualsiasi stati intermedi della trasformazione. Per passare da AN ad AN più 1, il sistema, che si trovava alla temperatura TN, è stato messo in contatto con una sorgente di calore alla temperatura TN più 1, che differisce infinitamente poco da TN. C'è quindi stato uno scambio di una quantità infinitesima di calore delta QN, che è responsabile del passaggio del sistema al nuovo stato AN più 1. Se non vi sono dissipazioni di energia, in particolare se non vi sono attriti, da questo nuovo stato è possibile ritornare allo stato AN semplicemente operando uno scambio di calore opposto, meno delta QN. Se dunque la trasformazione da A a B è quasi statica e non vi è dispersione di energia, è possibile partire dallo stato B e ritornare allo stato A semplicemente ripetendo in ordine inverso la catena infinita degli stati di equilibrio intermedi. Nell'andare da A a B, il sistema modifica l'ambiente, scambiando energia con le diverse sorgenti di calore utilizzate. Ma nel processo inverso, ogni sorgente che aveva ceduto calore ne riceve indietro la stessa quantità, e viceversa, ogni sorgente che aveva assorbito calore ne cede la stessa quantità. Alla fine della trasformazione BA, insomma, tutto è tornato come se la trasformazione AB non fosse mai avvenuta.